dottorando dell'Università di Catania, ragazzo sveglio, sicuramente capace, è per noi un piacere. Claudio, se non ti dispiace, io continuerei a registrare la nostra chiacchierata. Certamente, e così vale in qualche modo per i presenti. Quindi, okay. Tutto a te, ringrazio il tuo capo, il professor Gianluca Cicala, e anche, diciamo, i coordinatori del tuo corso di dottorato che hanno gentilmente appoggiato questo tipo di iniziativa. È mio particolare piacere averti qua con i miei studenti. Prego. Grazie. Grazie, è un piacere anche per me. Ovviamente porto i saluti anche del professore Cicala, che ha avuto altri impegni e non è potuto essere presente. Vedete il mio schermo, giusto? Chiedo solo vediamo questa bene, conferma. Vediamo tutto. Ok, quindi già immaginate di cosa parleremo. Parleremo di stampa chiamata Metal FFF. Con FFF lo userò più volte questo acronimo, e noi intendiamo, non so quanto la platea è dentro, anzi interrompetemi sempre perché non mi piace fare le presentazioni statiche. Più che altro posso anche far vedere in dinamica momenti di progettazione di stampa 3D, quindi non deve essere un momento statico di presentazione, quindi interrompetemi in qualsiasi momento, non alla fine. Quindi FFF è sostanzialmente Fused Filament Fabrication, sta per quindi fusione e deposizione di filo. Con filo intendiamo quello che vediamo avvolto in bobine comunemente per le stampe, quindi è la stampa 3D più comune che esista, e quindi associare questo metal accanto a FFF, e quindi qualcosa di molto comune, è qualcosa che sta subentrando negli ultimi anni, quindi praticamente è qualcosa di molto recente. Un breve excursus sull'ambiente di lavoro in cui opero praticamente ogni giorno. Il gruppo, nascondo, non so se voi vedete questa parte qui in alto, il gruppo, sostanzialmente il laboratorio Polimeri e Compositi, ha al suo interno una parte di equipment legato alla termoanalisi. Quindi caratterizzazioni morfologiche e così via, e caratterizzazioni meccaniche qui in alto. E in basso vedete poi quello che è il cuore della stampa 3D. In questo caso a filo possiamo vedere queste tre in basso, intendiamo FFF, quindi stampanti. Claudio, ti interrompo e rompo un attimo. Allora, stampa 3D metallo, fino a poco tempo fa si faceva, diciamo negli ultimi 20 anni, con le polveri metalliche e fasci di energia, il cosiddetto powder bed. Quindi poi adesso lo vedrai nei dettagli, lo spiegherai tu. Quindi abbiamo una macchina per stampa 3D anche a Udine, solo sono macchine che costano 400-500 mila euro. Peccato appunto questa cosa. Ovviamente sono macchine altamente accurate, hanno una capacità Solo per fare, poi dopo ti rubo solo un attimo la parola. Questa cosa che stiamo studiando con un piccolo contributo anche dell'Università di Udine, diciamo che è in qualche modo una rivoluzione, perché potete usare le macchine a filo sulla carta, quelle che uno c'ha anche a casa, però diciamo che l'idea è interessante, perché riuscite a fare un composito polimero metallo che poi alla fin fine, tolto il polimero, portato in forno da sintetizzazione, sarà un oggetto metallico, e questo è piuttosto interessante. Quindi noi siamo in questa fase qua perché Claudio ha già fatto delle cose con dei materiali. Sì, vi faccio vedere. Vi racconterà diretto tutto lui. Quindi scusate, ma quindi si può fare con un filo che costa qua tantino ma non tantissimo, è una macchina che può essere costosa ma sicuramente non arriva al mezzo milione di euro. No. Anche la migliore delle macchine a filo, secondo me, viaggiamo 10-20 mila euro per dire proprio un'esagerazione. Parliamo già di fascia alta, noi parliamo oggi, quello che vi faccio vedere è ottenuto con una stampantina di circa 2.000 euro. Ecco. Possiamo addirittura ancora scendere, ma comunque sicuramente non investimenti nell'ordine del centinaio del migliaio, se non milione di euro. Ecco, quindi. E il filo costa, però non costa uno sproposito, costa dell'ordine di un centinaio di euro al chilo, grosso modo. Per darvi scusa Claudio, ma ho voluto in qualche modo puntualizzare a dei giovani ingegneri che, ma potrei farlo anch'io. Sì, potreste farlo anche voi, risposta. Sì, ma se c'è un'interazione, anche io la chiedo. Prego Claudio. Grazie.
Quindi interrompetemi in questi momenti, in questi istanti, perché so che la curiosità è alta. Quindi il panorama della stampa 3D di metallo è già stato largamente affrontato dalle tecniche che vediamo qui. Questi acronimi stanno per Select Laser Melting, ad esempio, oppure emissione di elettroni, quindi un melting dato dalla presenza del fascio di elettroni e così via. Comunque, andiamo dritto al dunque, sono tutte metodologie sicuramente che danno una capacità di riprodurre dei manufatti metallici altamente, per così dire, che rispettano molto la matematica del modello, comunque richiedono la gestione di polveri di metallo. Quindi è giusto andare lì dal punto di vista della sicurezza a gestirle in una certa maniera. Altre fonti di energia, soprattutto per questo gruppo, non tanto per il binder jetting, è comunque un capitale iniziale da andare ad investire, come dicevamo. Giusto per intendere quali sono le due tecniche che si contraddistinguono maggiormente, il Select Laser Melting è sostanzialmente quello che vediamo qui, che richiede un uso per costruzione, per come è fatto, di supporti che poi devono essere rimossi in ogni caso, quindi richiede anche lì un grande lavoro di post-processing, oltre alla stampa, e poi il binder jetting. Il binder jetting funziona per sostanzialmente deposizione di gocce di binder, sostanzialmente, in un volume di stampa che vediamo qui può essere riempito ed è costituito da polvere, in questo caso metallo, perché parliamo di metallo, autosupportante. Significa che questi oggetti possono essere dislocati in tutto il volume di stampa autosupportandosi. Questa è un grande vantaggio di questa tecnologia qua. Anche qui parliamo comunque di alto capitale iniziale da sicuramente investire. E ora parliamo alla stampa, quella più comune a filo. Una stampa a filo che prevede sicuramente una fase iniziale di stampa, quindi noi andiamo a stampare. Stampiamo che cosa? Stampiamo un manufatto che ancora è in una fase non finale metallica, che invece vediamo qua alla fine. Mutua, diciamo, quella che è, il professore Milani conoscerà benissimo sicuramente la tecnica, lo so benissimo, quella che è la tradizione del metal injection molding. Quindi mutua tutta quell'esperienza, quel bagaglio di esperienza accumulato su quel ramo là. E quindi il materiale è un materiale che è composto in parte da polimero che io posso fondere e depositare. Ecco perché una stampante, anche senza investire molto, può andare a stampare questo oggetto, perché non è una stampa diretta del metallo, ma è una fase ancora in cui vi è una parte metallica interna, polveri metalliche, e una parte invece polimerica. E poi questi due step, chiamato debinding, sostanzialmente il deceraggio, e sintering, che è questa, la sinterizzazione, che ci permettono, la vedremo bene, di andare a ottenere la parte metallica finale. L'unica cosa è che chiedo fino a che ora, fin quando mi posso spingere? Fin quando vuoi, finché Fin non quando ci non riesci. collassano? No, insomma, No, no, finché se perché c'è stato diciamo appunto il precedente intervento che... è andato, allora, è che era comunque molto valido. Tu vai Sì, avanti, senza tranquillo. dubbio. Diciamo che poi io ti seguo stravolentieri. Ragazzi, ci saranno. In ogni caso, se dovete scappare, educatamente vi defilate in qualche modo. Io continuo anche perché possiamo registrare. Quindi, Claudio, è Va un'ottima benissimo. opportunità. Io Ottimo. questa è un'ottima combinazione. Insomma, il mio è un corso, questo corso qua è un corso di siderurgia, questo canale, però in realtà è una presentazione del tutto generale e mi fa molto piacere perché un po' fissare le idee, questi ragazzi qua va benissimo che gli dai qualche informazione di più dal vivo, praticamente veramente in tempo reale, perché ci si sta lavorando, insomma. Perfetto. Esattamente. Va bene, allora parliamo del debinding, quindi la prima fase che noi vediamo qui. Dopo la fase di stampa vi è questo debinding. Debinding che può essere fatto in tre sostanzialmente maniere differenti. Abbiamo debinding di tipo termico, chimico o catalitico.
è quello termico, è quello a cui si fanno, diciamo, a cui si rivolgono sostanzialmente Zetamix, che è una divisione, una società di Nanoe, e Desktop Metal. Questo debinding di tipo termico brucia, diciamo così, va a portare a temperatura il binder, che è, diciamo, il legante di queste particelle metalliche, e quindi tramite soltanto un processo termico si ottiene il deceraggio della parte. A volte c'è necessità anche di introdurre questi pezzi in un letto di polvere, proprio per evitare che la forma cambi rispetto al modello stesso che noi abbiamo introdotto. Vi sono dei pro e dei contro, magari ci addentriamo dopo che sappiamo bene qual è il tipo di debinding a cui noi andiamo invece a fare riferimento. Un debinding tipo chimico, che sostanzialmente consiste nell'andare a immergere la parte in una determinata soluzione, in questo caso generalmente acetone, ovviamente si devono maneggiare dei prodotti chimici, cosa che nel primo caso non viene fatto, nonostante appunto nel primo caso, se parliamo di metalli, lo sapete benissimo, se non è fatto in atmosfera controllata, può andare incontro ad ossidazione il metallo stesso, oppure tipo catalitico, e lo vedremo in questo momento, che è il processo più veloce, nonostante richieda comunque un alto capitale di investimento. Oppure si fa come lo sta proponendo BASF, ma anche altre società, Element 22 e così via, un servizio esterno, quindi si comprano dei token, ed è quello che appunto noi abbiamo fatto, anche grazie al professore Milani ovviamente, e quindi si esternalizza l'operazione di debinding e sintering. Il debinding, quindi, la parte polimerica, che sostanzialmente è poliossimetilene, va via in questo step, che arriva fino a 600 gradi Celsius circa. Se vediamo qui in basso, notiamo la presenza di particelle metalliche, e le abbiamo indicate in bianco. Tutta la parte campita in nero invece è sostanzialmente il binder, cioè questo legante polimerico. In una prima fase il binder va via, quindi a poco vediamo come queste particelle, che non a caso hanno una distribuzione dei diametri non uguale, quindi abbiamo una distribuzione bimodale, capiremo anche perché, proprio per facilitare anche la compattazione stessa delle polveri, e successivamente la formazione, quando il binder va via e rimane solo il backbone, che dà una struttura per non perdere quella forma che deve avere il modello, ricordiamoci, va via tutto e si forma la brown part. Quindi ricordiamoci questo termine, brown part, e siamo qui sostanzialmente. Ora abbiamo la fase di sintering. Nella fase di sintering andiamo a temperature ancora più elevate, quindi siamo a circa 700-800 gradi Celsius. Si forma in questa fase qui l'avvicinamento dei, vediamo qua, delle polveri, e la formazione del necking. Quindi queste polveri cominciano ad avvicinarsi, un processo governato dalla temperatura, quindi sostanzialmente un processo di diffusione che poi avviene, e successivamente, quindi siamo già a 1200 gradi circa, da 1200 a 1400 gradi circa, vediamo qui la formazione dei grani e dello stesso ingrossamento, l'ispessimento del grano stesso. Quindi adesso è una parte totalmente metallica. Parto già da qua per farvela vedere, farvela toccare con mano e sentire più che altro, purtroppo a distanza non si può vedere, ma sentite che è una parte metallica, no? Questa. Quindi, per darci l'idea, proprio perché se noi tocchiamo un pezzo in green part, è sostanzialmente polimero con all'interno la particella metallica, ok? Che non Quindi è se io fragile, ma è decisamente meno io robusto, vado a mai toccare qui, chiaro. esattamente, quindi si va a, diciamo, a generare una parte ancora molto fragile.
che deve essere anche movimentata con cura, proprio perché, soprattutto se si esternalizza il servizio, va maneggiata con cura. E poi ora vedremo, va anche disposta con cura. Sintering significa shrinkage, quindi ritiri. Ritiri che sono non uguali in tutti e tre gli assi, ai noi, e quindi dobbiamo in prima battuta andarli a approssimare circa il 16% lungo l'asse XY, quindi lungo il piano. Attenzione, con piano intendiamo piano di sintering, il che non sempre coincide col piano di stampa, e questo successivamente lo dobbiamo tenere in mente. E poi lungo l'asse Z, sempre l'asse della fornace, è circa il 20%. Questo significa andare a doverli va valutare e per ridurle il più possibile, e ovviamente shrinkage che non sono uguali per tout court in ogni forma, in base al rapporto di forma, e qui entra in gioco proprio la ricerca. In base al rapporto di forma della parte che vogliamo andare a disegnare, e poi quindi a stampare e a ottenere, cambiano anche questi ritiri. Non a caso BASF, un colosso nel campo della chimica, ci sta investendo molto su questo fronte. E infine, inizialmente ho detto in prima battuta, non a caso, proprio perché questo processo è un processo iterativo, cioè dire. Lo posso andare a predire inizialmente, ma dovrei sempre andare a correggerlo se vogliamo ottenere una parte al 100% definita, nel controllo dimensionale, nel rispetto delle dimensioni prefissate. Quindi da qui la prima grande differenza con i processi consolidati già nella stampa 3D di metallo. D'altra parte, abbiamo già visto, il processo è molto economico e anche semplice da riprodurre in casa, con gli opportuni ovviamente accorgimenti. Quindi la stampa di metallo già è stata, vediamo sulla parte destra, ampiamente affrontata da grandi produttori di macchine di stampanti 3D, quindi Markforged, che ha nel suo annovera anche il rame e C74PH e così via. Andiamo anche a Desktop Metal, in cui però l'investimento da sostenere, compreso di debinding e sintering, è superiore ai 150 mila dollari. Il sistema di caricamento è un po' differente, abbiamo stampa a filo tradizionale sulla Markforged, sulla Metal X, oppure Desktop Metal vediamo un sistema di feeding a barrette, quindi all'interno di questa cartuccia abbiamo delle barrette disposte orizzontalmente, qui dentro è una cartuccia, che poi vanno a essere convogliate da questo sistema, che poi le va a disporre invece verticalmente. Quindi sostanzialmente abbiamo un utilizzo maggiore grazie a questo sistema qui, e poi la stampa avviene nella stessa modalità, quindi filamento sempre nella stessa misura caricato. In questo caso, Desktop Metal gestisce la stampa anche con due estrusori e usa anche supporti ceramici per andare a creare dei vincoli nella fase di debinding e soprattutto sintering, quindi va a costringere la parte meglio e quindi a creare dei vincoli per evitare shrinkage eccessivi. Oppure il sistema Pollen, che tramite una tramoggia posta alla testa dell'estrusore, questo però è un sistema polare, quindi non si muove in XY la testa di stampa, è un sistema polare, quindi ha un piatto circolare, e poi la testa si movimenta secondo appunto questi motori che si muovono su questi assi verticali. E in questo caso il sistema di feeding è dato da pellet, e quindi sostanzialmente qua si può spaziare in un po' tutti quelli che sono i gradi per injection molding già presenti. Aldo, scusa se ti interrompo, Sì. Pollen ti dà la macchina da 3D e ti dà anche il forno da sintering? No, ti dà solo la No, macchina da solo 3D. la macchina, sì. Diciamo che alla fin fine,
Allora, Desktop Metals e Marforged, tanto per fare un'osservazione in linea di massima, sono delle macchine costose, hanno dei investimenti costosi, però attenzione, ti danno anche il forno. Quindi le dirai poi queste cose qua, però io ti faccio un po' un anticipo, no, di tutto questo. Sì. Diciamo che un forno da o la copiata, forno di debinding e forno da sintering, è comunque un bel investimento, che se prendi qualche cosa di industriale vai a spendere le cifre forse più importanti di queste. Quindi diciamo che Poland è abbastanza interessante. Io sono arrivato, giusto perché per raccontarvi la mia storia personale, sono arrivato a sviluppare con alcuni miei tesisti e alcuni altri personaggi, adattando delle macchine a stampa a pelle di questi materiali da MIM. I materiali da MIM, per converso, costano decisamente di meno. Lo stesso materiale BASF costa un fattore 5 di meno se comprato in pellet rispetto se il materiale da filo, e questo non è un dettaglio, vero Claudio? Insomma, sì, vedremo un'analisi dei costi successivamente che tiene in considerazione perfetto. Proprio io questo faccio aspetto. Una specie di preview, anche vi ripeto, io ero arrivato a stampare acciaio M2 Anastasia, se ci sei, quindi un 652 DIN 3-4 anni fa, con le macchine sperimentali, che poi abbiamo cercato una collaborazione in Italia, ma devo dirvi non hanno trovato la prontezza di rispondere. Noi italiani non siamo bravissimi a metterci d'accordo tra italiani. Prego, vai avanti pure. Quindi, al di là della, diciamo, quello che già i costruttori di stampanti 3D hanno messo ad un certo range di sicuramente di budget disponibile già sul mercato, altri stanno facendo la loro comparsa sulla scena della stampa metal FFF, ed è chiaro che qui i costi si abbattono notevolmente. Non parliamo di soluzioni industriali, ovviamente, e all'interno di questo vi è ad esempio Zetamix, che ha casa i loro produce i loro i filamenti caricati anche ceramici oltre che metallo. Il pacchetto qui presente si aggira intorno ai 9-10 mila euro circa, con il difettuccio che il materiale in filo però costa mediamente un 3-4 volte più quello della base, purtroppo lo sappiamo appunto. Quindi questa è la nessuno è perfetto, insomma. Comunque no, ma infatti dobbiamo fare vedere i pro e anche i contro, è corretto, no? Quindi abbiamo sempre fatto questa distinzione. Prego. E ovviamente con altre stampanti qui non annoverate, come ad esempio ora farò vedere la Zortrax, che parte dai 2.500 e 2.000 euro, e anche altre che collaborano con BASF, produttore appunto del materiale di cui faremo vedere, anche loro, Ultimaker ad esempio, si sta piazzando bene sul mercato. Salto un attimino la presentazione del progetto in cui noi stiamo sicuramente portando avanti sia la parte metallica che ceramica, e andiamo direttamente alla stampa dei manufatti metallici. Quindi vi è una prima fase in cui abbiamo il filo che compriamo, in questo caso 316L, possiamo ora far vedere più avanti anche il 174PH fornito gentilmente dal professore Miani, che stiamo portando avanti, che è praticamente l'osso di cane che tenevo poc'anzi in mano. Per quello ti dicevo, vai da... Già è testato, allora non vale più questo. E quindi giustamente un'opportuna analisi termomeccanica ci fa conoscere un po' più quelli che sono e confermare quelle che sono le caratteristiche che già il costruttore dice e non dice. La stampa vera e propria, che è quella del filamento classico, quindi della bobina, la produzione di una green part, con all'interno ancora delle particelle immerse in una matrice polimerica, le due fasi di debinding, quindi deceraggio, sinterizzazione, e infine l'ottenimento delle parti sinterizzate. Ovviamente una caratterizzazione meccanica in questo caso ci fa capire come ci piazziamo. Già vi faccio uno spoiler: non benissimo sicuramente rispetto all'acciaio ottenuto per altre maniere, ma questo già era immaginabile.
Quindi questa è una fase di stampa del, con la Zortrax, quindi non con l'Ultimaker, vedremo anche quella con l'Ultimaker. Quindi una prima fase ha riguardato quelli che sono la scelta dei parametri che in parte il costruttore dà ottimizzati per l'Ultimaker, quindi per altre stampanti se li abbiamo in casa dobbiamo smanettare un po'. Ma bene o male ci ritroviamo con i loro parametri, i parametri forniti dal costruttore stesso. Dobbiamo dire che le temperature non sono molto alte, quindi anche una stampante relativamente economica può fare questo lavoro, quindi può stampare questo tipo di filamento, per chi è interessato, per chi ci sta ascoltando. Ovviamente quelle che sono le dimensioni lungo i tre assi vanno opportunamente scalate secondo un daily oversize fatto sull'asse, sul piano XY, sull'asse Z in maniera diversa, giustamente prevedendone gli shrinkage diversi lungo i tre assi, e quindi sapendo che questi pezzi vanno disposti in una determinata maniera sul forno, all'interno della fornace per il sintering. Scusate, è partito. Quindi, andando avanti, una prima fase termocalorimetrica ci ha mostrato appunto dal termogramma come arriviamo ad avere una matrice preponderante di poliossi metilene, quindi un picco endotermico in quel range là. Anche il termogramma della TGA ci ha confermato sostanzialmente la presenza di un peso residuo, una massa residua dell'89%, che vuol dire che a circa 330 gradi Celsius va via la parte preponderante, che è quella polimerica, e rimane sostanzialmente la parte metallica, che è quella di cui è caricata la matrice stessa, il filamento stesso. Filamento che vediamo qua sulla sinistra, al SEM, filamento che vediamo queste particelle immerse in questi, vediamo qua questi strands di parti polimeriche, un diametro medio di circa 15 micron, è un filamento caratterizzato da una parte esterna, una superficie esterna, sostanzialmente un film flessibile che rende, come vediamo questo nodo per fare capire appunto l'idea dell'elevata flessibilità del filo, nonostante, e che non è banale, l'alta percentuale con cui esso è caricato. Questo non è banale quando si toccano altri fili o si cerca di processare altri filamenti, e rende possibile ingranare, cioè introdurre questo filamento nel sistema poi di estrusione di stampa. E non è così semplice, cioè questa è stata una cosa che Basf, parlo anche il professore Milani, è stata, bisogna riconoscere, bravissimo nell'andare a realizzare. Non sono una tendina, dai. Ovviamente, vediamo qua questo filamento, qua cito il lavoro del professore Gonzalez Gutierrez, vediamo a circa, questo per renderci l'idea del rivestimento esterno di questo filamento, circa il 60, da 58 ai 67 micron. Permette una tale escamotage di contenere, di rendere flessibile un filo caricato in questa maniera. Poi la green part è quella che esce fuori, ricordiamoci, dalla fase di stampa, quindi quella che vediamo qui, dimensionata in questa maniera proprio perché deve essere maggiore nelle dimensioni rispetto alla sintering, alla parte sintetizzata, e già possiamo vedere una prima presenza di gap d'aria interni. Questa porosità che predomina di certo non fa del bene alla parte poi brown e quindi anche alla parte sintetizzata, proprio perché va ad aumentare quelli che sono gli shrinkage e a poter fare fallire
fase di decelerazione e sensibilizzazione gli step, e quindi a non fittare quelli che sono poi le dimensioni che si vogliono ottenere. Le particelle metalliche che abbiamo visto poc'anzi nel filamento adesso appaiono immerse in una matrice fusa, quindi ben distribuita all'interno della, del filamento, in questo caso della green part, indice del fatto che la stampa ha permesso una buona fusione del, del binder che, su, in cui appunto le particelle sono, sono immerse. Pertanto la valutazione di quelli che sono gli shrinkage la vediamo qui, vediamo la differenza tra una parte green e una sintered, questo è un confronto alla pari, praticamente la stessa immagine mettendo accanto le due parti, vediamo sicuramente l'elevato, gli elevati ritiri lungo i tre assi. Ritiri che però non sono gli stessi, come avevo preannunciato poc'anzi, se cambia la geometria o se cambia la disposizione sul piatto di stampa. Infatti i pezzi disposti flatwise, quindi i pezzi disposti flat, piatti con lato maggiormente, con l'area maggiore lungo il piatto di stampa, hanno dei ritiri sicuramente più simili a quelli che inizialmente avevamo noi predetto, cioè 19 e circa il 20, sostanzialmente è circa il 26. Mentre, cosa che non si può dire, nei pezzi disposti upright. E questo ovviamente nei pezzi disposti upright, ricordiamoci noi che l'asse Z ha degli shrinkage maggiori proprio perché è soggetto maggiormente al, a una forza in più, che è quella della gravità. No? Quindi in questo caso, per costruzione, per sua natura, per come è costruito l'upright, i layer, ricordiamoci, sono disposti in questa maniera qua, quindi qua abbiamo un alto contenuto di layer, di strati. La stampa 3D, non so quanto i ragazzi e le ragazze hanno dimestichezza con la stampa 3D, ma sostanzialmente è una stampa strato su strato. Vi voglio far vedere subito una stampa che è in corso, questa è una stampa strato su strato, ok? In questo momento io ho il software di Ultimaker, in questo caso Cura, aperto, e devo realizzare questi tondini. Questi tondini, ora capiremo anche perché 5 di questi tondini li devo realizzare in questa maniera e non sono libero, tra virgolette, di disporli in un'altra maniera. Proprio perché essi devono essere, devono tenersi fra di loro, diciamola così, per rendere meglio l'idea, per evitare di distorcersi, e quindi automaticamente piazzo l'intero blocco di stampa, tutto questo, all'interno della fornace. Quindi per ottenere, ad esempio, quindi faccio un volo un attimino più avanti per rendere, per evitare di rendere statica la, la presentazione, no? Per costruire un tondino del genere, ad esempio, non sono libero di dislocarlo all'interno del piatto di stampa, ma devo costruire una struttura del genere per evitare ritiri e distorsioni libere all'interno della fornace. È chiaro, no? Ok. Quindi, ritornando al, al discorso della valutazione del, dei ritiri lungo i tre assi, successivamente si è valutato quello che è sono valutate le proprietà meccaniche dei due tipi delle due configurazioni, quindi flat o upright. Sicuramente già questo era prevedibile, la disposizione flat nella stampa 3D è sempre da delle prestazioni maggiori in termini di proprietà meccaniche rispetto all'upright, e la parte flat, leggiamo queste due prime righe confrontandole con le ultime due qui in basso, che provengono dal datasheet forniti da BASF, a rispetto alla parte flat fornita da dati forniti da BASF, dei valori
sicuramente inferiori rispetto appunto a quanto dichiarato da Bass stessa, ad esempio 148 MPa contro i 251 dichiarati e così via. Dato di 100. Quindi diciamo, la differenza non è di poco. Questo perché dobbiamo dire appunto, comunque, però la stampa non è, è efficientata, non è ottimizzata per ottenere delle parti green altamente dense. Ricordiamoci questa fotografia qua, questa immagine a SEM, all'interno la presenza di questi pori porta poi ad una parte sinterizzata con una porosità stimata dell'intorno del 9, 7, 10%, e questo mi porta ad avere del, perché le parti vuote agiscono come intensificatore degli sforzi, no? Quindi hanno sicuramente, con tutto che possiamo andare poi a stimare quella che è l'area effettiva, in ogni caso abbiamo delle prestazioni ridotte. Paragonandoci, come ci inseriamo rispetto al, alle altre tipologie di stampa tradizionale di metallo 3D sempre? Sicuramente con prestazioni inferiori, ma rispetto al classico MIM, Metal Injection Molding, siamo bene o male nel range comunque di proprietà molto molto vicino rispetto al classico MIM, e ancora questa parte non è stata ottimizzata, quindi è una prima fase di valutazione, un primo sicuramente una prima fase di stampa con una stampante molto molto economica. Tralascio la parte dei ritiri un attimino e andiamo a fare la valutazione economica. Valutazione economica che vede la realizzazione del pezzo del componente che vi ho fatto vedere poc'anzi, quindi sempre al solito la stampa di un, in questo caso, usando il gioco di parole, di uno stampo per una macchina da banco, una stampa, una macchina da stampa a iniezione. E vediamo il paragone con una classica tecnica che è la SLM, visto all'inizio, una EOS 400, conoscerà bene il professore Miani, una macchina del genere, e quindi... Magari non una 400, però sì. Vabbè, simile. È ovviamente un investimento di nell'ordine del milione di euro, e quello che salta subito all'occhio è sicuramente... l'introduzione di un capitale di investimento della macchina che si deve ripagare sicuramente nella stampa stessa, quindi una grande parte è data proprio da questo questo machine usage, quindi la macchina costa al momento stesso in cui la aziono, e questo è il concetto stesso dell'ammortamento stesso di una di un bene, no? Poi abbiamo anche il materiale, vediamo qui 100 euro a fronte dei 330, come mai? Dobbiamo dire che dobbiamo ricordarci che il Metal FFF ha un materiale che, come diceva il professore Miani, costa circa 4-5 volte più rispetto al MIM stesso, quindi qua abbiamo circa 100 euro al chilo di materiale, quindi non riusciamo ad abbattere il costo del materiale perché ad oggi il costo è abbastanza elevato. Qui d'altra parte abbiamo una frazione di polveri che non riusciamo poi a riutilizzare, quindi per fare questo batch, per fare questo prodotto, non riusciamo poi a riciclare tutta l'intera frazione non portata a solidificazione. Quindi alla fine il costo finale del manufatto si aggira intorno ai 240-46 euro per la stampa Metal FFF e per la stampa SLM intorno ai 1147 euro. Quindi sicuramente un'economicità maggiore, fermo restando le considerazioni sulle proprietà meccaniche che abbiamo visto, ovviamente.
Andando avanti, sicuramente lo stampo poi è stato oggetto di una successiva successivo trattamento, in questo caso una sabbiatura, ma poteva anche sicuramente si può andare a parlare di vibrofinitura, finitura isotropica per ottenere parti con una finitura sicuramente migliore rispetto a quella che di default è garantita dalla stampa 3D in generale, qualsiasi sia la tecnica di metallo abbastanza rugosa per tipo, per definizione, perché è caratterizzata da layer sostanzialmente. Alcuni altri oggetti che abbiamo prodotto contestualizzando all'interno del progetto con un acronimo un po' particolare chiamato MAMMA, nel senso lo sviluppo di materiali appunto avanzati, e in questo caso vediamo la presenza di anche di oggettini, in questo caso del 116L o di altri elementi che sicuramente nel campo della medicale potrebbero poi con opportune funzionalizzazioni, superfici e così via avere la loro utilità. Dopodiché gli sviluppi futuri e in corso riguardano la correlazione tra quelle che sono le proprietà termomeccaniche e quello che è l'infill stesso delle parti, perché parti del genere stampate in 3D, come un po' tutte le parti nel panorama della stampa 3D, al di là della stampa di metalli, di filamenti caricati in metallo, in generale si cerca di sfruttare il meno possibile il materiale stesso, e quindi poi si vanno a creare degli infill differenti, quindi andare a correlare infill e poi l'aspetto della conducibilità termica del materiale stesso, cosa che lo si fa andando a fare opportuni test, soprattutto per quei prodotti che poi per quei manufatti devono essere utilizzati a temperatura. Vedasi per esempio il caso dello stampo ad iniezione, per la stampa appunto ad iniezione. Dopodiché tener conto di quelli che sono i processi a cui questi materiali, componenti, sono sottoposti. Paragonare, come abbiamo fatto poc'anzi, semplicemente le caratteristiche meccaniche non è del tutto corretto, perché ogni stampa ha il suo determinato processo, e quindi significa che ha anche le sue temperature in gioco. E temperature, voi sapete benissimo, vanno a creare una condizione in termini di grani cristallini sicuramente differente rispetto, qui vediamo un annealing del materiale stesso, dei grani stessi, che è diversa da processo a processo. Quindi dobbiamo anche tenere in considerazione questo quando si fanno dei paragoni, non solo in termini di costo, ma in termini anche di proprietà meccaniche, sicuramente. Abbiamo parlato anche dell'aspetto di ottenere delle green part altamente dense, quindi sicuramente andare a fare uno studio statistico, quindi di controllo del processo di stampa stesso, aiuta ad predire e ridurre sicuramente quelli che sono gli shrinkage, e questo lo si può fare laddove, per esempio attraverso cura, e quindi poi la stampante Ultimaker, possiamo variare un certo numero di parametri. Quindi, ad esempio, con Ultimaker possiamo variare fino a 200 parametri, e lì possiamo andare a fare sicuramente uno studio più approfondito. Studio che evidenzio in collaborazione con il professore Miani, vi ha già annunciato, stiamo portando avanti anche grazie alla presenza di un profilo suggerito da BASF stesso all'interno del software Ultimaker, in questo caso Cura, che vi ho fatto vedere poc'anzi. Quindi, Cura cosa ha al suo interno? E questo forse è l'aspetto più pratico, più interessante operativo. Tramite la stampante
attraverso l'introduzione nel marketplace di un determinato plugin, importiamo il materiale BASF. Questo materiale BASF ha al suo interno quattro profili di stampa: Fast, Lightweight, Quality e Strong. Questi quattro profili sono caratterizzati da parametri, quindi ho portato solo alcuni, differenti fra di loro. Primo fra tutti, sicuramente lo spessore dello strato, la layer thickness. Quindi passiamo dai 100 micron del quality, sicuramente con una finitura superficiale migliore rispetto a tutto il resto dei profili di stampa, fino a 200 micron. E poi per variare via via tanti altri fattori sicuramente importanti. Questo ci permette, a differenza di quando abbiamo visto in prima battuta con una stampante sicuramente molto economica, di andare a fare un lavoro che è quello di andare a paragonare, ad associare questi profili a determinate proprietà meccaniche. Ok? Quindi dare anche un numero a questi valori. Questo è il lavoro che stiamo portando avanti con il professore Milani. Il discorso di variare alcuni parametri, ad esempio, porta a considerare, a ridurre quelli che sono i gap d'aria che abbiamo visto poc'anzi, ricordiamoci, nella scansione al SEM. Per aumentare pertanto la densità della parte stessa e per ridurre quelli che sono i ritiri, ad avere determinati accorgimenti. Ad esempio, in questo caso vediamo la presenza di un overlap, vediamo la parte arancione, questo è un filo depositato. Se questo filo lo depositiamo metto la manina qui, fino a questa parte del contour di questa parete esterna, che è il verde, sicuramente abbiamo una riduzione dei gap d'aria che ci stanno all'interno della parte e una maggiore resistenza della green part. Analogamente, se togliamo quelle che sono le classiche connessioni tra i fili, la stampa di 3D in generale funziona con un movimento della testa in continuo, proprio per ridurre il tempo di stampa, e quindi deposita come un riempimento di una torta, sostanzialmente. Si crea questa parete, o a volte anche il contrario, dipende dal punto di vista, e si va a riempire la parte interna, questo infill arancione. In questo caso si elimina questo proprio per volere, a scapito sicuramente dei tempi di stampa, ma per volere una parte maggiormente densa, e questo è quel lavoro che stiamo portando avanti con il professore Milani. Grazie anche al fatto che c'è un profilo anche implementato che già aiuta in tutto ciò. E poi, come vediamo dalla GIF animata, se scorriamo tra i vari layer, vediamo anche delle linee con direzioni differenti, e questo per ottenere sicuramente una green part molto resistente, che poi deve diventare una brown part e che poi deve diventare una parte sintetizzata. Possiamo continuare ancora e vediamo sicuramente altre tecnologie che vanno in una direzione diversa, che riguarda resine fotopolimerizzanti caricate. Io direi che se non ci sono ulteriori osservazioni potrei anche fermarmi qua, anzi do spazio anche a possibili osservazioni, ecco. Dai, intanto io ti ringrazio, hai fatto un'ottima presentazione, molto vivace, e ha senz'altro trovato il mio interesse. Adesso sono rimasti relativamente pochi ragazzi, secondo me, sì. Però abbiamo la possibilità di registrare. In ogni caso, sì, mi sembra che ci sono tutte le condizioni per... Allora, io ho l'impressione che comunque questa strada della BASF sia da provare, da sperimentare. Senza. Che cosa, anche perché questo 17.4 è un materiale interessante. Vediamo un po' come verranno fuori pezzi fatti in un modo e con altre tecnologie. Voi avete già il lavoro che è stato pubblicato,
recentemente avete provato a lavorare comunque già con 17.4, giusto? Quindi voglio dire, avete delle informazioni anche molto interessanti. Io sono molto lieto, spero che si possa lavorare quest'estate per la scuola estiva, come abbiamo detto. Mi sembra che ci siano tutte le premesse, no? Allora, ragazzi, Matteo Zanon, Anastasia, Lorenzo, Alessandra Veghini, Federico Milan, Lorenzo Zozzini, volete, avete qualche domanda? Non abbiate paura, di solito noi siamo friulani, quindi i friulani veneti sono già un po' più aperti, abbiamo chiesto niente dal Veneto, ma i friulani sono abbastanza chiusi, quindi se non ti arrivano domande non spaventarti. No, ma sto benissimo, forse averli in presenza renderebbe di più l'idea. Secondo me è stata comunque una gran bella presentazione, io bene o male sono nel settore della stampa 3D da una ventina d'anni, no? 3D metallo, quindi con fasi eterne, come molte cose della mia professione di professore, appunto. Però secondo me è una strada interessante questo del filamento, ed è una strada da percorrere, secondo me, da provare. Quindi sono lieto che siamo riusciti in qualche modo anche un po' a accelerare, Claudio, no? Cioè, non è il fatto che prendo un po' di filo, guarda. È che così riusciamo a c'è già, sai, altrimenti fai i buoni e quanto altro. I nostri carissimi amministratori come amministrazione dipartimentale, altrimenti sono più lenti, così si può giocare, si può andare avanti, secondo me, senza particolari problemi. Ed è una buona cosa. Bene, allora ringrazio te, ringrazio grazie ancora a tutti quanti. Ringrazio i ragazzi e a sentirci a presto. Quindi, bene, buone cose, grazie. Buona serata a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci.